Salve a tutti, sono Brian Fari e voglio iniziare il video con una premessa. Potete già vederlo dal look differente, che in questo video sarò diverso da come sono di solito. Ok, anche qui tenderò a portare informazioni, ma in maniera diversa. Sarò cattivo e tendenzialmente anche abbastanza fazioso, abbastanza tendenzioso sull'eventualmente esasperare delle mie idee, esasperare delle concezioni al limite dell'insulto dell'idea opposta. Quindi, se non riuscite a supportare determinati insulti delle idee, se non riuscite a capire quando un'opinione può essere detta in maniera forte, in maniera esagerata in questo caso, vi consiglio di non vedere il video. Perché una persona che odia i francesi non andrà mai in Francia. E sarebbe idiota andare in Francia a studiare i francesi. Se invece volete ugualmente attraversare la vostra Francia, abbiate la considerazione e l'accortezza di non odiare i francesi, o quantomeno far partire un discorso sensato. Questa è quella cosa che più si avvicina a cercando di capire per quello che posso fare attualmente. PS, come avete potuto vedere dal video, in questo video parlerò delle 5 cose che tutti sbagliano di Square, di Squaresoft, di Square Enix, di Final Fantasy, di tutta la congrega, la bella famigliola. Prossimamente farò un video leggermente meno arrabbiato, ove parlerò delle cose che tutti sbagliano veramente, oppure delle cose che nessuno sa, bla bla bla. Ma questo video, che sono cose che ho ripetuto più e più volte, ma a volte bisogna avere una mano più ferma, sarà decisamente arrabbiato. Cominciamo. La prima cosa, il primo punto, la cosa che tutti sbagliano, meglio, la cosa che tutti non è che sbagliano per sbaglio, ma che la usano per aggrapparsi a quella che è poi una loro idea sbagliata, ossia... l'ultimo Final Fantasy della Squaresoft del 10, poi uscite il 10-2 che della Square Enix hanno stravolto tutto. Allora, Final Fantasy 10-2, dov'è bello de mamma? Questo, Final Fantasy 10-2, ok, c'è scritto Square Enix, ora ci arriviamo. Final Fantasy 10-2 è uscito il 28 marzo del 2003 in Giappone, quasi 15 anni fa. Square Enix è stata fondata, o meglio, Square ed Enix sono fondate l'1 aprile del 2003. Ora, a meno che non abbiate un calendario fatto con i piedi, il 28 marzo è il prima del 1 aprile. Quindi, per cui, Final Fantasy 10-2 in Giappone è Squaresoft, al punto che persino la copertina cita Squaresoft. Final Fantasy 10-2 è totalmente Squaresoft. Una volta una persona mi disse, ma che vuol dire, il gioco mica lo fanno in un giorno? E certo, invece la fusione la penso nel giorno prima. Final Fantasy 10-2 ha lo stesso, identico, team del 10. Posso prendere il 10, posso prendere il 10-2 e sfogliarvi il manuale davanti e vedere che i nomi coincidono. Le uniche differenze sono sui compositori, perché nel 10 abbiamo 3 compositori e questo lo vediamo dopo, nel secondo punto, mentre il 10-2 ha 2 compositori diversi. E sulla ripartizione della direzione, perché il 10 ha 3 director, l'event director, il planning director e il battle director, mentre il 10-2 ha un solo director, che è l'event director del precedente, quindi il team è comunque lo stesso. Ma questo non significa che siccome ora il 10-2 è Squaresoft di colpo diventa bello. Ma non potete dire che il 10-2 è brutto perché è Square Enix, sono due cose diverse. Il 10-2 è Squaresoft, se non vi piace, non vi piace un'opera Squaresoft. E se proprio volete la punta finale, il Last Mission, che è la prima vera opera Square Enix da un punto di vista totale, per l'appunto quella sorta di DLC integrato, quello riprende i Torneco, quello riprende i dungeon della Spectunsoft, che per l'appunto erano proprio da The Enix. Quindi se proprio volete qualcosa di enixiano in Final Fantasy 10-2, è Last Mission, che è un contenuto dell'International, uscita dopo l'1 aprile. Quindi dividiamo le cose. Final Fantasy 10-2, quando dite ah, ma il 10 è l'ultima grande opera Squaresoft, mostrate ignoranza, saccenza e soprattutto sconoscenza di quelle che sono le politiche di un intero software house. Ma questo lo vediamo nel quinto punto, che sarà quello dove mi arrabbierò di più probabilmente. Secondo punto, Uematsu ha curato tutte le host dall'1 al 10. Ok, per un bel 90% avevate ragione. E alla fine ovviamente vi rovinate, perché è la stessa cosa. Siccome il 10-2 è brutto, la colpa è di Square Enix, il 10-2 è brutto perché Uematsu e cose. Il 10, Final Fantasy 10, che sembra solo mi sacco a prenderlo, non ha la colonna sonora interamente composta da Uematsu. Dall'1 al 9 sì, la colonna sonora è interamente composta da Uematsu, perlomeno così ci dicono, perché sappiamo quello che è successo in casa Capcom, ma di Uematsu mi fido. Ma il 10 non è stato totalmente curato da Uematsu. Il 10 è stato curato da 3 compositori, Uematsu, Nakano e Amauzu, lo stesso del 13. A volte quando diciamo, ah che bella la host di Beside, grande Uematsu,
basta fare una piccolissima ricerca su internet o eventualmente avere la host a casa, ma ok. B-Side, track number 18 del CD 1 di Final Fantasy X, composed by Masashi Yamauzu. Masashi Yamauzu, quindi qualcun altro ha composto la colonna sonora del 10. È ovvio, quelle che ci rimangono più impresse sono di Uematsu, ma non per questo dobbiamo dare l'intera paternità ad una colonna sonora anche quando lui non c'entra. E poi scusatemi, ma la miseriaccia Kingdom Hearts, Uematsu insieme non ci stanno. La colonna sonora di Kingdom Hearts, certo ovviamente i classici Disney, è composta da Yoko Shimomura. Prescindendo comunque che io trovo estremamente esagerato quando le persone mi dicono: ah, Uematsu è il mio compositore preferito. Ma perché dico questo? Perché se tu hai un compositore preferito, un artista preferito, tu ascolti tutte le sue opere, poi dici: questa mi piace, questa non mi piace, questa è bella, questa meno bella, ovviamente. Perché poi non è che perché abbiamo un compositore o un artista preferito ci deve piacere tutto. Può essere che un attore fa un film che non ci piace, che un regista fa un film che non ci piace, può essere che un artista, un cantante, un compositore, fa delle canzoni che non ci piacciono. Non possiamo essere tutti Beethoven, ovviamente. Ma il punto è che, per l'appunto, bisogna ascoltare tutte le sue opere perché appunto è il nostro compositore preferito. Final Fantasy, il primo Final Fantasy, è la 16ª opera di Uematsu. E le prime 15? Chi ha ascoltato le prime 15 opere del compositore preferito? Fairy Fencer F, che è comunque un gioco mediocre per quello che può essere poi effettivamente un Neptune sotto falso nome. Host di Uematsu, ma chi l'ha ascoltata la colonna sonora? Non per questo bisogna per forza giocarsi il gioco, oh, per carità. Non è che bisogna giocarsi tutto quello che il mondo ci propina solamente perché la host è simpatica. Ma potete ascoltarla. C'è il modo per poterla ascoltare. A quel punto a voi non interessa il compositore, vi interessa di come la sua opera entra nel videogioco, quindi come compositore di host per videogame, ma non compositore all'estremo. Se Uematsu facesse un CD e non questo dei Black Mages, che comunque contiene canzoni di Final Fantasy in chiave metal, facile dire che belle le canzoni dei Black Mages. Quanti di voi conoscono Metal Hypnotized di Uematsu con gli Earthbound Papas? No, non è uno scioglilingua. Quanti di voi conoscono Metal Hypnotized, che probabilmente è una delle mie canzoni, se non la canzone preferita di Uematsu, scusando Bad Dancing Mad, ma quello fa casa a parte, di cui posso aver memoria. Quando conosco Metal Hypnotized, ok, mi dice che cos'è? E poi riesco a non avere una canzone dalla metrica bellissima che non c'è niente con Final Fantasy e con i videogiochi. Uematsu si è messo a comporre, ma come anche Life Memory of Ketten del CD3, mi pare, dei Black Mages, che è una composizione creata appositamente per un fan che è morto, che non c'entra niente con Final Fantasy. Ora, se dite Uematsu il mio compositore preferito, dovete perlomeno ascoltare le sue composizioni, e non solamente perché casualmente vi ritrovate il gioco con le sue composizioni. Allora non è il vostro compositore preferito, è l'artista che ha composto le colonne sonore dei vostri videogiochi preferiti, degli videogiochi che apprezzate. Non che è sigillo di garanzia. Se è sigillo di garanzia il fatto che ci sia Uematsu nella colonna sonora, allora tutti voi dovete giocarvi Fairy Fencer F solo perché c'è Uematsu. Se no è incoerenza. Distillatele le parole prima di dirle, perché appunto sono cose che poi lasciano il tempo che trovano in quello che è poi la cosa globale. Perché poi, ah, ma il 14 non ha le colonne sonore di Uematsu. Il 14 base aveva le colonne sonore di Uematsu, totalmente composta di Uematsu, la colonna sonora del 14. Poi, dopo quello che è successo con Final Fantasy 14, è subentrato Soken. E PS, la mia colonna sonora preferita di Final Fantasy 15 è Choosing Up, Uematsu. Ma probabilmente anche se non fosse stato di Final Fantasy XV sarebbe stata una delle composizioni migliori che abbiamo ascoltato per quanto riguarda quel compositore. Quindi cerchiamo di mitigare le parole quando ci lanciamo troppo in alto il mio compositore preferito, e sconosciamo quanto, un terzo, ma un terzo cosa? Final Fantasy XV è il suo 16esimo lavoro, un 16esimo di quello che ha fatto il mio compositore preferito. Scendiamo un pochettino quando parliamo. E ora passiamo al terzo punto, le cose che tutti sbagliano. Nel 2004 Sakaguchi è stato mandato fuori da Square perché ha fatto schifo. Anzi no, perché doveva dare la colpa a qualcuno. Allora, prescindendo che allo stato attuale non posso riprendere le interviste di Suzuki. Chi è Suzuki? Quello delle macchine? No, Suzuki era il presidente di Square Enix. No, Suzuki era il presidente di Squaresoft. Ma abbiamo visto col caso Konami che comunque in Giappone
le cose funzionano in maniera diversa. Per quanto che Konami è stata un po' infame perché ha spinto Kojima al licenziamento, ma alla fine è stato Kojima a licenziarsi, ok? Lasciando stare appunto il caso estremo di Kojima, ma Sakaguchi ha portato Square Pictures, una filiale, al fallimento. Square Pictures ha fatto solo due cose: Animatrix e The Spirits Within. Che ce l'ho là? No, Animatrix, The Spirits Within. Al fallimento. Square Pictures ha chiuso dopo mezzo lavoro praticamente. E Square stava dichiarando bancarotta. PS, lo vediamo nel punto 5. Non è per questo che Phoenix si è fusa. Facciamo un po' di storia. Il punto è che Sakaguchi, perché si è dimesso da Square? Per questo. Ora, voi che avete il calendario distorto, manco l'aveste comprato a Lord Run. Sakaguchi ha fatto The Spirits Within nel 2001. Sakaguchi si è dimesso da Square nel 2004. Ovviamente, siccome Sakaguchi ha i tempi di mio nonno, ci sta 3 anni dal fallimento alla dimissione. Magari sono cose diverse, eh? Così. Ma la butto lì, magari sono cose diverse. Il punto è che Sakaguchi non aveva più niente da che spartire con Square, con quello che era successo, dopo tutti gli eventi, dopo quello che aveva già creato, perché comunque Sakaguchi ha creato Final Fantasy, ha prodotto una certa somma di cose, il suo scopo era fare film, gli è risultato malissimo, e ha visto che il suo tempo in quella società era finito. Ha preso i soldi di Microsoft, il financial back di Microsoft, e ha fondato la sua personale software house, Mistwalker, che ha fatto qualche progetto appunto con i soldi di Microsoft, e probabilmente questa è stata la più grande mossa pubblicitaria sbagliata, non commerciale, perché lo studio è di una commercialata senza fine. Non significa che sia brutto, commerciale e brutto nella stessa frase non ci stanno mai, sono le persone che hanno dato termini diversi per poter giustificare le proprie azioni, ma il punto è che pubblicitariamente il fatto che lo Stodicy sia uscito su 360, come anche la storia è uscito su Wii, è stata una mossa sbagliata, specialmente per il periodo nella quale sono usciti. Ma il punto è al punto che manco più Sakaguchi ci crede, perché potrebbe fare benissimo lo Stodicy 2 anche con nome diverso. E lasciamo stare la cosa del non mi piace fare sequel, perché The Battle 2 è uscito. E perché non ci crede più neanche lui. Ma il punto è che in Giappone le cose sono leggermente più rigide. Per dare le dimissioni in Giappone devi aspettare l'anno fiscale, perché appunto si è dimesso comunque in quel periodo lì. Devi aspettare che tutti siano d'accordo, il presidente deve essere d'accordo, il presidente magari prova a farti rimanere. Suzuki probabilmente ha provato a far rimanere Sakaguchi nella sua azienda, che poi comunque diventò di Wada. Magari Sakaguchi non rispecchiava più alcune visioni, ma non fa la fase di commerciale, quindi me ne devo andare. Certo, perché Sakaguchi era lì dentro solo per questo. Perché, tra l'altro, parliamo da è diventato troppo commerciale, prendo i soldi di una software house per fare altri giochi. Capiamo che il nostro percettore di bellezza non deve inficiare con quello che sono le scelte commerciali di un titolo. GTA V probabilmente è il gioco migliore mai creato, non il gioco migliore in tutti i sensi, che per me resta Metal Gear Solid, ma il gioco migliore mai creato dal punto di vista della fattura. Ma non potete dirmi che non è commerciale GTA V! La pubblicità che ha avuto GTA V è qualcosa di assurdo! Ma bisogna dividere le due cose. Commerciale non fa rima con brutto. Non è che Sakaguchi è andato perché Final Fantasy è stato troppo commerciale. Ho un'intervista di Sakaguchi che dice: noi abbiamo fatto il doppio dei filmati su Final Fantasy 8 rispetto a Final Fantasy 7. I filmati che non implicano trama, implicano filmati, grafica. Quindi sappiate discernere le due cose. Sakaguchi ad un certo punto ha visto che dentro Square non aveva più niente da fare e se ne andò, seguito dal suo amico, che erano molto stretti, Uematsu. Per quanto Uematsu sia andato da Square, ma poi ha fatto comunque l'host di Final Fantasy XIV, ne ha composte altre, quindi sappiamo che nel caso dei compositori è un allontanamento non proprio effettivo, perché comunque i freelancer lavorano molto in quella situazione. Per l'appunto, come ultimo, Takeharu Ishimoto compone Dissidia, se ne va, compositore di Kingdom Hearts 3, e c'è bisogno che sia andato se lavori sempre per Square, perché appunto funziona così con i compositori. Ora, il punto è che probabilmente Sakaguchi avrebbe composto il suo Lost Odyssey, magari con nome diverso, dentro Square. E probabilmente Square avrebbe composto il suo Final Fantasy 12, 13, 14, quello che è, anche il 15, dentro Square, anche se ci fosse stato Sakaguchi. Non è che perché c'è una persona singola i lavori mutano, al più i lavori si ampliano. Tra l'altro Final Fantasy non è più di Sakaguchi da tempo. Non è che Square ha rubato le idee di Sakaguchi e le ha trasformate. Square ha avuto le sue idee totalmente diverse. Ma questo lo vediamo col quinto punto. Quarto punto!
Final Fantasy VII è venduto a episodi. Episodi, l'ignoranza della gente. Non sapete cos'è un episodio? L'episodio è quando inizio Big Bang Theory, vedo una puntata, ah, what universe, ok, vedo una puntata, ok, ho bisogno della seconda per andare avanti, I want the universe, ok, vedo la seconda, I want, ok, tutte le puntate fanno una serie TV, e le puntate, nel caso di Big Bang Theory, non tantissimo, ma che sono nel caso di, boh, di tipo Stranger Things, perché probabilmente è il telefilm che più va in voga fino a quando non uscirà la terza stagione. Cioè, il contrario, però va bene. Devi vedere le puntate in serie, perché tutti gli episodi ti danno una continuità globale. Ora, i Telltale, che hanno cambiato comunque genere da Walking Dead e va bene, hanno dato il loro apporto per questa idea dell'episodicità. Ossia, ti diamo un episodio ogni due mesi, così nel frattempo ti diamo aspettativa, ti diamo tempo di speculare, noi possiamo lavorare al nostro gioco, tu ci dai i soldi, per quanto pochi, per il primo episodio, poi sta sulla fiducia, bla bla bla. E ripeto, con Walking Dead hanno cambiato da avventura grafica, gioco dove premi un tasto e vai avanti nella storia. Ok, ma Final Fantasy VII non è episodico. C'è ovviamente il precedente. Il precedente è che noi conosciamo la storia di Final Fantasy VII, quindi sappiamo quando non finisce. Ma il punto è che, esempio basilare. Allora, cosa ho qui in mano? Pa-pa-ra-pa-ra! Sì, scusate, ce l'ho Platinum. Questo? Questo ce l'ho Platinum. E scusate se c'ho questo, purtroppo. Uncharted Trilogy! Tutti e tre potrebbero stare benissimo su un unico titolo. Sì, la Remastered, ma a livello di storia, la storia di Nathan inizia e neanche si conclude, perché si conclude col 4, ma riesce ad avere un filo logico fino al terzo capitolo. Sono episodi questi? No. Ovviamente ci sono dei casi in cui l'esempio è più eclatante, come Mass Effect, ma non ce l'ho e quindi non posso dire, ah, Mass Effect è diviso, ma... Ok. Il punto è, per l'appunto, è che noi sappiamo la storia di Final Fantasy VII, quindi possiamo dire, ah, ce lo vendono a pezzi! Una storia. Anche la storia di Game of Thrones è tutta una. Scusate, di A Song of Ice and Fire è tutta una. Ma a me non pare che io mi compro i 5 attualmente libri tutti in una volta. Ovviamente a meno di collection. Quando è uscito, il libro di Martin era incompleto allora. Era un pezzo. Perché mi ha dato solo un pezzo. No, è perché doveva dividere. Oppure qual è la cosa che dice sempre Martin, che probabilmente è vera, poverino? Devo scrivere il resto. Loro non vendono Final Fantasy VII a episodi, quelle due ore di gioco e poi ce ne pensiamo. Loro lo stanno vedendo a parti. Stanno decidendo quali sono i punti. Tra l'altro vi rimando al video di Sabaku eventualmente, dove spiego in maniera quanto obiettiva quanto tecnica il perché questa è una delle scelte migliori. Il punto è che il modello a parti gli permette di avere non solo un controllo migliore su tutto, ma loro sapranno ove dividere la storia, ove ripartirla, ove migliorarla, ove modificarla, per poter così dare il giusto cliffhanger che per le nuove generazioni, perché anche per loro è pensato, finiamola di fare gli egoisti del caso e di dire, ah, ma ai miei tempi il gioco era così, era così. Ai tuoi tempi avevi 10 anni e il gioco era fatto per te. Oggi altre persone hanno 10 anni, il gioco è fatto per loro. Non ti piace questa generazione videoludica? Nessuno ti dice di continuare. Puoi sempre fare il vecchio e lamentarti su Facebook per come stanno andando le cose, ma non per questo. Oggi la generazione videoludica è pensata per chi al tuo tempo aveva la tua età. Quindi finiamola di fare gli egoisti, come se solo a noi appartenessero i videogiochi. Quindi, pensando alle generazioni odierne, vedere ove magari la persona odierna può essere colpita da quel punto di scena, nel mentre avere un titolo completo, con molte più cose da fare, con ovviamente effetti tecnici, che poi io la cosa del curano la grafica ma non la storia. Certo, perché per la storia ci sono 18 persone che lavorano giorno e notte, invece per la grafica ci sono le persone che si grattano la schiena e le scimmie che lavorano. Quando il lavoro tecnico, specialmente perché ha lavorato non solo per quanto può essere il montaggio video professionale, perché io faccio quello delle scimmie per l'appunto, ma quello che è il montaggio tecnico professionale, lavoro reale in VFX, lavoro reale in tutto quello che è la modellazione 3D, il valore grafico tecnico di un titolo può superare di molto quello che può essere il lavoro dietro una sceneggiatura, perché per la sceneggiatura ci vuole il genio,
Ci vuole ovviamente un certo brainstorming, ci vuole un'unione di idee, perché se no si creano le incongruenze. C'è il lavoro anche lì, ma non potete dire che pensano alla grafica e non alla storia, perché ovviamente chi si mette a lavorare alla grafica ha tutto precompilato. Grafica bella, ho finito, ok, che se ne frega della storia, abbiamo fatto il nostro gioco. Siete persone che non capite nulla del mondo videoludico, se pensate veramente così. Anche perché quando dite ai miei tempi non si pensava alla grafica, è perché, aiutami, a te non interessava la grafica, perché la grafica era meravigliosa quando c'erano i pupi che si muovevano, oppure c'era l'FMV di Final Fantasy 8 dove si vedeva questi fare cose porche. Sì, vabbè, non era proprio... vabbè, ci siamo capiti. Oppure Final Fantasy 9, nei suoi concetti grafici, ha una grafica meravigliosa per la PS1, appunto, che va a scatti. Quindi finiamola di dire ai tempi non pensavano alla grafica, ai tempi non pensavi tu alla grafica. Quindi per cui dividiamo la famiglia di 7 pezzi. Sarà pezzi? Non per questo saranno 3 piccoli pezzi. E comunque, come sempre, se non vi piace, aspettate. Se un meccanico vendesse una macchina a pezzi, ok, la vendesse 100 euro a ruota, quindi tutte e 4 ruote 400, e poi mi dà la macchina finale a 1000, quindi 1400, e un'altra la vende a 1200, tutta completa, l'idiota sono io che la compro a pezzi o il meccanico che la vende a pezzi? O le persone che li comprano? Ogni mercato ci dà il diritto di scelta, eventualmente spalmato nel periodo storico. Se io aspetto, posso avere una collection di Ratchet & Clank, per esempio, che ce l'ho là, a 20 euro, con 3 titoli, che all'epoca costavano 60 euro l'uno. Ho fregato il sistema, ragazzi! Invece di 180 ho speso 20 con la grafica migliorata! No! Aspettato, perché aspettare nel mercato videoludico, e non solo, comunque in tutti i media di questo del genere elettronico, permette di avere un abbassamento dei prezzi. Lamentarsi che le cose calino di prezzo col tempo è da idioti, e lo ripeto, siamo qua in Francia, se vedete i francesi andatevene, e così via. Io posso capire, io ho fatto un errore al tempo, comprai Tekken 3, ce l'ho là sopra, da un privato ovviamente perché l'ho comprato di recente, a 15 euro, con il gioco prima stampa ma la copertina Platinum. Il giorno dopo lo trovai a 10 euro totalmente prima stampa. Ah, che schifo, mi hanno truffato, è rimborso. Sono stato idiota io, per la prescia che ho avuto, l'ho comprato prima, a prezzo maggiorato. Idiota sono io, ma io sono contentissimo di avere quel Tekken 3, perché a prescindere è Tekken 3 il mio terzo gioco preferito in assoluto. Quindi, poi, se più avanti avrò la possibilità di avere un manuale prima stampa, tanto di guadagnato. Ovviamente senza spenderci troppo, perché sarei doppiamente idiota. Ma anche il fatto del collezionismo, fanno tante versioni perché così il collezionista... Ma è il collezionista che si vuole impelagare in questo, perché lui è contento di ciò, di avere varie versioni. Non è che se fanno 8 versioni, tu collezionista, hanno fatto 8 versioni, le devo comprare tutte. Ma le devi comprare tutte, che cosa? Non le devi, le vuoi! Sei tu che vuoi spendere soldi per la tua passione, e se è una passione, te la devi assuppare. Dov'è il dizionario? Perché assuppare in italiano mi viene difficile, la devi assorbire, però ok, te la devi, non so come tradurlo, cercherò di mettere la traduzione a schermo, però per far capire che dovete finirla di dire, quindi ora devo comprare per forza tutti i pezzi di Final Fantasy 7, perché non devi. Ogni volta che una persona si sente preso in giro per delle azioni videoludiche, sta preso in giro se stesso, perché non c'è mai la costrizione per qualcosa. Se a me piace qualcosa, io ci spendo soldi. Se a me non piace qualcosa, non ce ne spendo. Ovviamente ci possono essere delle scelte magari un po' dubbiose. Esempio il 3DS, quando è uscito era a 250 euro, poi è stato calato di prezzo qualche mese dopo per l'insurrezione perché non vendeva. E poi, ok, Nintendo se l'è sbollinata con 10 giochi per Game Advance, che tra l'altro non ha più rese disponibili per nessuno. Va bene. Ma il punto è che io ho scelto di pagare 250 euro a Nintendo per avere il 3DS. Non è Nintendo che mi ha detto, senti, se non compri il 3DS domani muori. Chi ha aspettato ha avuto il 3DS a meno prezzo. Lamentarsi del fatto che il 3DS al day one costava 250 e averlo comprato è da idioti. È perché dobbiamo giustificare le nostre scelte idiote. Possiamo criticare il fatto che il 3DS costava troppo per quello che offriva, ok, ma non ho speso tanto e poi mi hanno calato di prezzo. Bambini, siete bambini. E andiamo al quinto punto, quello fondamentale per questo video: gli studi di Square. Ora, vi faccio un piccolo gioco di coerenza. Così, Final Fantasy dopo la fusione è diventato uno schifo, Dragon Quest dopo la fusione, no. Perché? Questi secondi io li lascerò apposta perché voglio che mi rispondiate. Perché Dragon Quest non è diventato uno schifo secondo voi dopo la fusione? Dragon Quest 8
è nato dopo la fusione 8, 9, 10 e l'11, tutti dopo la fusione. Sì, c'ho Dragon Quest 8 là sotto, ce la faccio a prenderlo, dai, 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 dai. Ah, Square Enix. Perché? Una persona un po' più intelligente potrebbe dirmi, per il team di creativi c'è il level 5 dietro. Quindi non c'è Enix. Non c'è il team che aveva creato Dragon Quest. Quindi voi non volete che Dragon Quest sia dell'Enix, ma che sia di level 5. Quindi a voi piacciono quando sono altre persone a curare le cose. No, ma il team sopra è lo stesso Toriyama, Sakaguchi... No, aspetta, chi era? Yoshiori, Sugiyama, Toriyama. Riuscite a fare chiarezza di quello che state dicendo? Ve lo spiego io. Dragon Quest è sempre stato un caso molto particolare, perché è stato inizialmente creato sempre da Ori, Sugiyama e Toriyama, sempre loro ci sono per quanto riguarda un Dragon Quest, ma era stato diretto dagli Spike Chunsoft. Poi è stato diretto dagli Arte Piazza, non mi ricordo adesso con esattezza, e l'8 e il 9 da Level 5. L'11 invece è interno, quindi, giusto per far capire. Ma, il punto è che la direzione, o meglio il quality control e tutto quello che è sempre interna a Enix. Square, quando si è fusa nel lontano aprile del 2003, sono stati già beh 15 anni, non ha mischiato le software house dentro. Allora, 5 di Square e 8 di Enix, unitevi! Ok, 3 di Square e 4 di Enix, fate un... No, no, carissimi ignoranti del mondo videoludico. Allora, che cos'è? Namco e Bandai si sono unite. Ah, Tekken, per Tekken prendiamo Arata che è di Bandai. No, 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 non è di Bandai. E prendiamo 5 tizi da Bandai e 4 di Namco e facciamo Tekken. 8 per quello e facciamo Soul Calibur, Bandai, Gundam. Prendiamo 8 tizi di Namco, quello che ha fatto con loro, mettiamo a fare Gundam. No! Funziona che le sedi si uniscono e cambiano nome anche legalmente. Ma le business division, nel caso di Square, nel caso specifico, rimangono ancorate al punto che oggi le business division che si occupano di Dragon Quest vengono internamente chiamate Enix Business Division. Quelle che si occupano di giochi Square vengono chiamate Square Business Division. Perché l'idea rimane la stessa, l'unica cosa è che col tempo ci sono state delle variazioni. Ma, e questo è sicuro, non al 99% di più, se Square non si fosse fusa, avrebbe fatto gli stessi identici giochi. Forse con Enix non ci credo da adesso perché è molto più patriottica, ma Square avrebbe fatto gli stessi identici giochi. Sicuro! È che molti cercano di dimenticare che ha fatto Chrono Trigger, l'ha fatto il Dream Team! L'ha fatto Square e l'ha fatto Enix. Chrono Trigger però andava bene come prodotto Square Enix, perché c'è scritto sempre Squaresoft in copertina. Ho fatto un video ovviamente che parla, è sempre qui, di cosa effettivamente fu la fusione, ma non potete dar la colpa a quello che voi definite come un declino quello che è. Perché comunque quello che abbiamo nelle mani è una sorta di gusto personale, ovviamente differente. Io per esempio notai una forte differenza tra la Square del 95 e quella del 98. Ma non c'è stata nessuna fusione, non sapevo a chi dare la colpa. Ho saputo dare poi la colpa, ma gli meriti, molto dopo, a chi so io. Ma il punto è che quello che successe nel 2003, ossia la fusione... Ah, ecco! Stavo dimenticando! Sakaguchi ha fatto fallire la Square, Enix se n'è approfittata! Se vi studiaste un po' di storia, sapete, o meglio saprete, che quando la Enix propose... Tafuyama, non mi ricordo il director di Enix come si chiamava, propose l'acquisto di Square, Final Fantasy Spirits Within ancora doveva uscire. Poi uscì Spirits Within, Enix disse, no, voi siete in rosso, noi non vi acquistiamo, perché chi è che acquista una società in rosso? Ma stiamo scherzando? Anzi, all'epoca chi acquistò dei pezzi di Square? Sony. Sony, che da poco, è da 2 anni mi pare, che Square si è tolta gli introiti di Sony, le azioni di Sony, scusate. Enix aspettò, per l'appunto, il 2003 per acquistare Square. Per acquistare, che poi fu una joint venture, azioni, Wada presidente, Wada che faceva parte di Square, quello di prima, da Fuyama, non mi ricordo il nome, il presidente di Enix, che fu fatto tipo chairman a vita, una cosa del genere. Quindi, veramente. Io non dico che devono cambiare le idee sui videogiochi che avete. Ah, se torna Squaresoft cosa? Se Enix se ne va? Se 4 delle business division di Square Enix se ne vanno? Gli altri lavorano come prima. Ah, se Sakaguchi tornasse!
se la cucina ornasse? Pensate veramente che farebbe un altro Lost Odyssey? Perché non lo sta facendo? Non hai soldi? E voi pensate che se Sakaguchi non bussa a qualunque porta i soldi non li trova? Sta lavorando col team di Bravely Default per fare Terra Battle 2. E ancora noi stiamo aspettando Terra Battle su console, ma va bene. Pensate davvero che sia questo a frenarlo? I tempi sono cambiati. Non date la colpa a quello che succede nel mentre, come se conosceste uno solo software house, tra l'altro male. Ok? Va bene. Facciamo tornare il vecchio Brian. Purtroppo i capelli rimangono questi. E con questo ho detto tutto quello che dovevo dire al riguardo. Ripeto, se vi sentite offesi, se vi sentite insultati o quello che è, non avreste dovuto vedere il video fin dall'inizio. Non sono uno di quelli che dice: ah, faccio propaganda perché se mi lamento faccio più viso. Quando il mio video più visto sul canale è per l'appunto un video di cercando di capire. Se non vi piace l'idea, non vedetelo. Non rimanete sulla vostra bolla, rimanete lì dentro, così siamo tutti più contenti, ok? E con questo vi saluto, ripeto, prossimamente farò un video più informativo su questo e quello che è, e con questo vi saluto, il vostro Brian vi saluta e ci vediamo al prossimo video.